E benvenuti ragazzi e ragazzi, e bentornati che sono adesso sempre il vostro amico il grande Marco. E oggi siamo di nuovo su Inazuma Eleven Go Chronostone. Siamo sempre qua nelle amichevoli, stavolta nelle amichevoli AVO, per fare appunto le amichevoli AVO, perché siamo qua allo stadio del Football Frontier, perché infatti la pietra parallela emana una strana aura. Vuoi osservarla da più vicino? Ovviamente sì. Come vedete non ho fatto niente, non ho fatto il primo, le donne d'inverno, e sono a livello 99, quindi se perdiamo ovviamente non faremo questa, ne faremo un'altra. Se invece la battiamo anche a B, faremo la prossima e così via. Quindi ragazzi, qua tanto, qua serve l'S, quindi per adesso, poi me la dovrò rifare con calma. Partiamo subito con la prima contro le donne d'inverno, sempre con la nostra squadra, la Chronostorm, che poi sì, cambierò il nome, state tranquilli. Chronostorm vs. donne d'inverno, yeah. Allora, come vedete appunto, non ho più maglioni o maglietta brutta o maglietta di Yu-Gi-Oh! Anche se non c'entra molto, però maglietta di Yu-Gi-Oh! E questo è il secondo video del giorno. Benvenuti in questo secondo episodio. Come sempre abbiamo JP, Sor, Sensnut o Cesnut, Gabi, Goldi, Rioma, Riccardo, Nettuno, Bailung, Victor e Zanark. Ovviamente io qua, se non vado errato, non si può cambiare, infatti. Poi dopo vi faccio vedere. Donne d'inverno invece comprendono King in porta, in difesa Rubo e Driss, in centrocampo Zephyr, Spectrum e Janus e Wisp, in attacco Hatch, che è il capitano, quello che vediamo alla fine di questo del gioco, Desmodus, Synthpop e Wolfram, cioè per farvi capire, giusto per vedere. Hanno Avo, che lui è Black, con Mirabel, Gale, Garrett, Ryder e Brutus in panchina. Poi vedere Ace, semplicemente Sylvan Ace, tranquillamente. Drago Draconiano, tutto al max, tranne Orbita Polare. Sferghiaccio e Zero Magnum. Tutti c'hanno quasi il max, tranne alcuni. Andiamo avanti. Ovviamente menu schema, perché essendo che qua sono complicate, semplicemente non mi metto a perdere malamente. Quindi cambio lo schema con quelli forti in campo, ovviamente. Iniziamo subito. Via. Speriamo che non sia poi così tanto complicata. Cioè, a vederlo non sembra. Cioè, ci sta che mi sa che morirò avendo detto ste cavolate, però Vidra Omega, livello Omega, per farvi capire che sono forti veramente. Zodiaco, Prinipe del Pianastrale. Corri, piccolo. Se io faccio sfondamento, voglio vedere se me la frega la palla. Infatti me la frega. Infatti me la frega. Che cosa bella. Beh, attiviamo JP, perché sennò qua moriamo. Come spirito a Viverna Bianca Serpente Sacro. Porcacci di quella miseria. Ciao. Uno degli spiriti più forti del gioco. E va bene. Miximax. Io qua andrei con JP, sempre per barricarmi un po' di più in difesa, in porta. King fa un Miximax strano, però dettagli. Miximax Trans. Liu Bei. Poi
Perfetto, vai Gabi, Gabi. Gabi. Io confido in te, Gabi. Vai. Ah, Goldi, dai, dai, che sei forte tu. Affancuccolo. Vabbè, a 150 ci fa un colpo potente. Speriamo di no, ovviamente, che non ci faccia gol. Mando cross, andiamo. Ha fatto bianco, infatti, ce l'ho fatto. 835. Scendendo magari forse a 700, qualcosa potrebbe... 732. Va bene. Mando il colosso. Boom, boom, boom. 772. Per 40, se no questo era... Per 40 di... punti, se no questo era... Eravamo benché fregati. Io qua lo attiverei... Non si attivava il Mix Max, mi stavo per preoccupare. Vai Zanark. Mix Max Trans. Uragano Z. No, porco cane. Non ho fatto... Non ho... Ho sbagliato. Spirito guerriero qua, 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 qua. Io attiverei Arion. Va bene. Preferisco avere una mano più in attacco che in difesa in questo momento. Con le squadre potenti preferisco. Di gran lunga. Speriamo che proietti a dare a S invece spada al plasma. Perché raggi attacco non l'avevo calcolato. Vabbè, i nemici vi li levo perché sono inutili. Ok, vabbè, ce la stiamo giocando bene, non stiamo subendo manco un gol. Ma ho detto le ultime parole famose, infatti. Ah, aiuto! Vai, ti prego, giù. Ti prego, grazie divino. No! Gesù. Ah, aiuto. Basta. Allora, io qua me la giocherei con... qua un tiro normale, una presa potrebbe anche bastare. Valore base 426, valore base 384. Tecnicamente dovrei farcela. Per sicurezza... Io faccio presa, non si sa mai. Vento supremo, evoluzione 2Z. 819. Eccolo. Eccolo, a meno che... infatti eccolo. Porco cagnaccio. Mercoledì. Questa non ci voleva affatto. Vabbè, un gol ci carica di più. Un gol subito ci carica di più. Per spaccare il culetto. Quindi vai Zanark. Farò gol con te, stai tranquillo, eh. Dai, 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 Iron. Dai, 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 tua sorella è morta, Iron. Non ce l'hai, però vabbè. Dai, dai, la palla che sia nostra, la palla che sia nostra. La palla che sia... Mi sto incattando. Formazione a guscio. Dai. La prende Zanark? No, devi prenderla tu. Ah, oh, che palle. Porco cane. Arion. Vuol dire che conterò su di te. Wisp. Che palumbo. Arion, Mix Max Trans. Rear 2. Vai. Che cocco qui. Spacchiamo con Arion. Sono tanti gol. Armatura, Ino dei Tre Regni. E tua sorella è morta in un incidente stradale. Però vabbè. Atlante, difensore della terra. Armatura. E andiamo con Inno dei Tre Regni. Boom! 691. Porco cagnaccio. Come al solito. Allora, Rioma, 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 se sei... Se non ci vedi con quei capelli, tagliateli. Come fanno tutte le persone normali. In passo di gol di non effettuare. Sono forti, sono forti, sono veramente... Forti. Il tornado di fuoco evoluzione 2X. Ok, dai. Inno dei Tre Regni ce la puoi fare, infatti ce l'ha fatta. Noi l'alziamo. Vai, vai. Devo sapere dove... No, 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 non dovevo sapere dove era cacchio era Arion.
Secondo tempo, so già cosa fare al secondo tempo. Spada a plasma, frega in cappio. Sì, va bene, ok, dettagli, va bene, Mix Max Trans. Non posso avere nessuno. Via, ciao Spectrum, non mi interessa. Madonna, ce la siamo salvati 1-0. Ce la siamo sudata 1-0. Allora, ho messo Arion davanti al posto di Zanark. E Zanark l'ho messo in centrocampo a posto di Arion. E Victor al posto di Zanark. Perché Arion, quando usa l'assalto invincibile, spara dei valori che non potete manco immaginare. Cioè, arriva a 1000 con, cioè, tranquillamente. Ma porco cane, catto. Oh. Ti prego, dobbiamo rubargli la palla. Ti prego, rubargli la palla. Cioè, non gli puoi rubare la palla veramente. Cioè, tranquillamente gli fai un bello scattino. Per favore, in posto di gol, dai. Cosa fa? Tiro indebolito. Che palle. Dai. Ed è gol. Palla nostra. Arion. Senti. Io adesso ti do tutta l'energia di giocatori. Solo ed esclusivamente a te. Infatti farò così, farò così, farò così. Farò così. Farò così. Farò così. E te l'ho detto che ti devo tutta l'energia. Te l'ho detto, cocchio. Pugno di Pegaso. Vai. 822 va benissimo. Pugno di Pegaso. Boom. Dai, dai che questo è gol. Dai che gol. Dai che gol. Super vortice d'acqua. Dai che gol. Dai che gol. La tua sorella è morta in un incidente stradale, cazzo. Dai. Dai. Allora, quando mi vedo in difficoltà userò... Eccolo. La difficoltà è questa. Bolle dell'arcobaleno. Non me ne frega un cazzo. Oh, te pareva 3-0. Che belle, che bell'inizio di serie proprio. Questo, quell'episodio 2 è bellissimo. Dai. Ce la possiamo recuperare. Possiamo recuperare. Devo usare la tattica che ho usato prima. Quindi mandare così, fare così e fare così, che così Arion va avanti. Ok, tanto dovevo mettere l'armatura. Quindi armatura, spada reale e si va a comandare. Super pegasolato, armatura. Vai, vai. Grazie, spada reale. Sbam. Vai, vai, tutto tuo, la porta è tutta tua, guardatelo, guardatelo, assalto, invincibile, evoluzione 2Y, vedete, 1045, tranquillamente, senza che Riccardo e Victor siano con il Miximax o Spirito Guerriero. Super vortice d'acqua. L'ha parata come ha fatto. Aiuto. Arion. 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 Caro amico mio, perché non hai fatto gol? Ah. Ottimo. Yes. 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 Che bella. Tua madre è morta. Tua madre è morta. Tua madre è una troia. Che bello. Gol. Guarda che gol. 4-0. 4-0. 0-0. Ah, allora, non mi piacerebbe caricarli. Però... devo. Ok.
per 1 e lui aveva anche l'extra. Ho fatto gol, non lo so manco io, infatti sono stato zitto perché ero concentratissimo in quel momento, quindi ho detto wow, strabiliante sta cosa, molto, molto, molto. Molto bella anche perché se potremmo... Triangolo perfetto di tua sorella. Io, guardate, questa ragazzi la considererei vinta. Bene ragazzi, ho perso 5-0, ma vabbè. La considero vinta perché comunque 1-0 non le avevo mai provate, 1-5 ci sta, la consideriamo vinta. Comunque ragazzi, per questo secondo episodio è tutto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi che ho fatto, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Pica pica a tutti. Beh.